Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Telegram e dei suoi 10 migliori bot. Ora, non perderò tempo nello spiegarvi la magnificenza di Telegram che uso oramai dalla notte dei tempi, quindi non vi parlerò del suo cloud senza limitazioni, o delle chat segrete con timer di autodistruzione, o del fatto che può essere usato da diversi dispositivi contemporaneamente, o anche che quando cambiamo smartphone non abbiamo bisogno di fare il backup delle chat. O ancora non vi parlerò del fatto che quando guarda WhatsApp lo fa con lo stesso sguardo di Messi che guarda Dybala. Ma vi parlerò di bot. I bot non sono nient'altro che utenti artificiali di Telegram, quindi sono soltanto delle righe di codice. Sono programmati fondamentalmente per interagire nelle chat singole, ma anche in quelle di gruppo ovviamente. In pratica, dato un input da parte dell'utente, forniscono un output. Non sono utenti reali, quindi, sebbene siano creati per svolgere azioni e interagire con l'utente. Come li riconosciamo? È veramente molto semplice, il loro nome di Telegram termina con bot. Ma prima di addentrarci in questo nuovo contenuto, cari amici, il solito momento supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni. Cari amici, se avete bisogno di un consiglio o di una consulenza informatica gratuita, oramai lo sapete, mi scrivete su Facebook, Instagram o Telegram e io vi aiuto volentieri. Vi lascio tutti quanti i miei riferimenti sia sotto in descrizione, sia inquadrando questo QR code, dove troverete ovviamente come contattarmi, il link per sostenere questo progetto, la mia vetrina Amazon dove trovate tutti i prodotti che ho recensito, divisi ovviamente per categorie, e ovviamente troverete anche il mio canale Telegram delle offerte, dove ci sono le migliori promozioni del web, tutto a portata di click. Partiamo subito con il botto. Il primo bot, perdonate il gioco di parole, di cui voglio parlarvi è WKM Bot. Il link lo trovate sotto in descrizione insieme a tutti quanti gli altri link dei bot di cui parleremo oggi. Avviandolo abbiamo quattro opzioni: cercare una canzone per titolo, artista, cambiare la lingua o cambiare le impostazioni. Come avete potuto intuire, questo bot ci dà la possibilità di scaricare della musica in maniera semplice e veloce. Quindi selezioniamo setting, abbiamo la possibilità di settare la lingua e di mostrare le specifiche del file che andremo a scaricare come formato e bitrate, quindi premiamo su song e digitiamo il titolo della canzone che vogliamo appunto scaricare. Ci verrà data una serie di possibili match, ovviamente inerenti alla nostra ricerca, quindi selezioniamo quella che desideriamo, in questo caso la canzone è quella di FedEx, quindi la numero 5, e immediatamente avremo accesso al brano e alle relative specifiche. Brano che ovviamente possiamo ascoltare o condividere. Ora, cari amici, per poter fare questa operazione dovremmo comunque detenere una copia regolarmente acquistata della canzone che appunto stiamo scaricando. A tal proposito vi invito a vedere il video che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione, dove vi mostro come avere gli account multiutenza tipo Spotify a un prezzo che definirlo irrisorio è davvero un eufemismo. Se non abbiamo tale copia regolarmente acquistata, questa operazione, cari amici, è illegale. Il secondo bot che voglio mostrarvi è l'utilissimo Trackbot, che ci permette di tracciare le nostre spedizioni e di rimanere aggiornati sul cambiamento di stato senza consultare di volta in volta il sito del corriere dov'è il nostro pacco. Una volta avviato basta incollare il codice di tracciatura e in automatico il sistema riconoscerà il corriere. Se non dovesse farlo vi darà diverse opzioni tra cui scegliere. Trackbot supporta 50 corrieri diversi da tutto il mondo. Quindi ci verrà notificato lo stato corrente ed eventualmente possiamo cambiare nome alla spedizione, di default si prende la data, oppure possiamo andare a cambiare il nostro corriere. Ovviamente vedere le spedizioni che stiamo tracciando, rimuoverle o condividerle. Veramente ben fatto. Trackbot è uno dei miei bot preferiti. Infatti usandolo avete sempre sott'occhio le vostre spedizioni. Se poi, cari amici, volete essere aggiornati sulle migliori promo del web, vi invito a entrare nel mio canale Telegram delle offerte, dove trovate tutto a portata di click.
Ma passiamo al prossimo bot che sicuramente gli amanti del fast food adoreranno. Infatti ci permette di accedere ai coupon di KFC, Burger King e McDonald's. Selezioniamo ad esempio McDonald's coupon e vedremo la lista di quelli disponibili con la relativa didascalia. Infatti alcune promo sono disponibili solo in certi giorni, altre solo in determinati orari e altre ancora solo al McDrive o di persona. Quindi selezioniamo quella di nostro interesse e avremo generato il QR code con la relativa validità. Anche qui veramente tutto molto semplice ed efficace. Il prossimo bot, cari amici, è una salvezza per chi vuole trasformare in testo i vocali ricevuti. Dopo averlo avviato e selezionato la lingua nella quale invieremo le nostre note vocali, il bot trasformerà tutto in testo. Veramente una cosa molto comoda. Infatti, ad esempio, adesso registriamo una nota vocale. Un saluto a tutti gli amici di YouTube. Come potete vedere, il bot fa egregiamente il suo lavoro. Ma se volessimo fare l'esatto contrario, bene, ci viene in aiuto un altro bot, si chiama TextTSBot, che dato un messaggio testuale ce ne crea uno vocale. Quindi lo avviamo, selezioniamo la lingua desiderata e se preferiamo una voce maschile o femminile. Quindi scriviamo il nostro messaggio e avremo come risposta quello vocale. Semplice ma efficace. Quante volte, cari amici, vi è capitato di voler estrarre del testo da un'immagine? Secondo me veramente tante. Beh, Image Reader Bot fa esattamente questo. Infatti lo avviate e inviandogli un'immagine vi ridarà il testo estratto dall'immagine stessa. Davvero semplice, ma molto molto comodo. Questa funzione, cari amici, è presente nativamente in alcuni smartphone di fascia alta, come ad esempio il mio Galaxy S21. A tal proposito, se volete vedere tutte le novità introdotte con l'aggiornamento ad Android 12, vi lascio il video dedicato sia qui sopra che sotto in descrizione. Linkgram Bot, cari amici, sinceramente penso sia uno dei miei bot preferiti. Infatti, avviandolo e scegliendo la lingua, possiamo creare un link da un file. Possiamo quindi caricare, ad esempio, un'immagine e il bot in automatico ci darà un link da poter condividere. Ovviamente possiamo anche fare il processo inverso, ovvero dato un link il bot ci restituirà un oggetto Telegram che possiamo condividere all'interno delle chat. Ma non è finita qui, possiamo effettuare il download da YouTube sia dell'intero video sia solo dell'audio. Questo video, cari amici, che possiamo cercare velocemente con un altro bot che si chiama Vid. In qualsiasi chat o gruppo è possibile scrivere @vid e in automatico ci comparirà la scritta search YouTube e scrivendo il testo desiderato andrà a fare una ricerca appunto con quei termini. Come potete vedere, poi mi basta cliccare sul video per selezionarlo e inviarlo. Davvero super super comodo. Cari amici, quante volte abbiamo avuto la necessità di iscriverci a qualche servizio e non volevamo andare a utilizzare la nostra mail per evitare di essere bombardati da spam? Beh, sicuramente un sacco di volte e Fake Mail Bot ci viene in aiuto. Infatti ci dà velocemente accesso a un indirizzo email temporaneo. Infatti con questo bot, una volta avviato, generiamo un'email che possiamo anche personalizzare a nostro piacimento. Io ad esempio ho creato il mastro@hi2.in. È possibile utilizzare questa mail a nostro piacimento non dovendoci più preoccupare di nulla. Al ricevimento dell'email da parte magari di un sito, poi non solo avremo il contenuto ma anche l'IP da cui andiamo a ricevere questa mail. Dire che è fantastico è veramente riduttivo. Bot che ho utilizzato per registrarmi, come potete vedere, a tutti i servizi di streaming gratuito che vi ho mostrato nel video che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione. Su Telegram, cari amici, trovate ovviamente bot per guardare serie TV o film, ma come per le canzoni potete guardare solo quelli di cui detenete una copia regolarmente acquistata. Se volete sapere come avere un account Netflix a meno di 3 euro al mese nella versione 4K HDR in maniera completamente lecita, vi invito a guardare il video che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione. Bene, cari amici, spero con questo video di avervi dato degli utili strumenti da utilizzare nella quotidianità. Io alcuni li trovo veramente indispensabili. Al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Bene, il mio video termina qui. Mi raccomando, condividetelo. Noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Attivate la campanella per non perdervelo. Un saluto dal Mastro.